Allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti a questo video di presentazione della Sony in cui lo guarderò. Voi l'avrete già visto perché quando uscirà il video, ovviamente molti avranno già avuto notizie e quant'altro, però realizzo questo video per parlarne anche insieme a chi è iscritto al mio canale e chi ha voglia di parlarne anche nei commenti. Mi fa molto piacere, ecco. Allora, io lo sto guardando in questo momento in differita, la conferenza è già terminata, ma non l'ho vista, meglio. Non ho potuto vederla perché volevo avere una qualità video mentre registravo, comunque poter vedere la conferenza almeno a una qualità 720p. In questo caso l'ho messa a 1080, spero regga, e non farvela vedere, non registrare un video in cui la guardo in 480, che potrebbe essere brutto da vedere per voi. Quindi 1080 dovrebbe essere quantomeno accettabile. Prima di iniziare la visione di questa conferenza e presentazione della console, facciamo un po' un punto della situazione su cosa aspettarci. Ecco, vabbè, ovviamente vedere la console mi sembra il minimo, e vedere qualche gioco bello potente, first party, ma anche qualche, ovviamente ci saranno in mezzo giochi minori di sviluppi, di case di sviluppo più piccole, ecco, però. Capaci comunque si sono dimostrate, insomma, spero lo siano quantomeno. Sarebbe carino avere una data d'uscita precisa. Il prezzo non credo si vedrà perché non fare la presentazione con il prezzo può essere un'arma a doppio taglio. Perché potresti fare una presentazione bellissima e poi sfanculare tutto quanto con un prezzo che non va, un po' troppo alto. Quindi, secondo me, il prezzo è difficile vederlo, secondo me, però una data d'uscita potrebbe essere bella come idea, ecco. Poi, ultimo aspetto di cui volevo parlare riguardo Demon's Souls e Bloodborne, dato che ne avevo sempre accennato nei video e qualcuno mi chiedeva anche cosa ne pensassi. Allora, in questa conferenza, se si potrebbe vedere qualcosa di Bloodborne, una remastered, però la vedo più difficile perché dato che si parla e si continua a girare molto spesso voce che Bloodborne potrebbe avere la remaster e uscire anche su PC, mi sembra fuori luogo adesso accennare questa cosa, nel senso che sì, se fai vedere Bloodborne remastered, se proprio lo devi far vedere, poi dovresti molto probabilmente dire, o comunque la gente connette, che uscirà anche su PC e questo potrebbe non essere una grande idea, ecco, perché è un po' fuori luogo. Al contempo, però, riguardo Demon's Souls invece potrebbe, dato che si vociferava molto che fosse in sviluppo, hanno già nominato la casa che dovrebbe curarlo, che è la Bluepoint, che ha curato anche quella di Dark Souls, la Remastered, se non sbaglio. Ecco, qui Demon potrebbe rimanere comunque un'esclusiva e essere fatta come remake vero e proprio, chi lo sa. Quindi mi vorrei tanto. Tra i due, sicuramente Demon, dato che non l'ho mai giocato, ho visto qualche spezzone di video quando era di gameplay, insomma, giocato su PlayStation 3 da altri, però io Demon non l'ho mai potuto giocare e mi dispiace molto di questa cosa, spero di poterlo recuperare. A me basterebbe una semplice remastered in realtà per poterlo provare, però ecco, speriamo in qualcosa. Elden Ring, ragazzi, credo che se ne riparlerà nel 2021 ormai. Perché credo che ci sia poco da dire su Elden Ring. Bene, quindi direi di cominciare e speriamo bene. Non vedo la conferenza è di 1 ora e 1 quarto, quindi considerando che una presentazione non è neanche forse troppo lunga, anche se a livello tecnico di specifiche hanno già fatto una conferenza mesi fa molto soporifera, ecco, però era proprio una questione tecnica, una conferenza tecnica quella. Questa è proprio una presentazione al pubblico vera e propria, ecco, quella era più per gli addetti ai lavori, a chi ci doveva lavorare, gli sviluppatori. Allora, stay tuned, però io stay tuned una ceppa, io voglio andare avanti. Vedi, oh, fermi tutti. Inizia così, vediamo. Qualche animazione 3D giusto per la gioia degli occhi, ecco. Il triangolo.
cos'è il cerchio questo, sì? Dai. Non vorrei, cioè non vorrei andare troppo avanti e skippare qualcosa poi. Magari vi taglierò i pezzi noiosi, ecco, se succedesse qualcosa. Purtroppo mi dispiace solo che avrete questo video un po' in là nella giornata, perché inevitabilmente la connessione che ho io non mi permetterà di caricarlo subito dopo la fine della conferenza, ecco. Già che la sto guardando in ritardo, poi, tra il montaggio e il caricamento. Ok. Ah. Che bello, le date di uscita delle console. Questa, l'inizio di della PlayStation 1, l'avvio era qualcosa di spettacolare. La PlayStation 4, vediamo giochi vecchi: Wipeout, God of War, Baseball, Uncharted, Killzone, Gran Turismo, ancora Uncharted. Quindi vediamo il top della console: Little Big Planet, God of War, sempre Infamous, Days Gone, Final Fantasy, The Last Guardian, Death Stranding, Persona, The Last of Us, Ghost of Tsushima. You, me, together, we were destined for something great. Gravity Rush anche, Shadow of the Colossus, Ratchet & Clank, ho visto. Bene. Logo PlayStation 4 in tutti i giochi avevo su console. Rockstar. Or the, I don't know, that thing, that magic. Yeah, GTA. Sì. I thought we was trying to get out of this bullshit. You sounded more and more like a GTA su PlayStation 5. Potrebbe starci da quanto è commerciale e quanto venderebbe comunque, nonostante sia un gioco di anni fa. Però ecco, magari non avrei aperto con questo. Però c'è scritto PlayStation 4, quindi probabilmente no, è un annuncio su PS4 questo. Però aprire così mi sembra un po' non ha un poco senso, ecco. Perché mi arriva roba da PlayStation 4 così? Ma poi gli stai tagliando anche un bello spezzone di trailer, un sacco di roba. Cannot be traced back to me. Basta poi GTA, ora per carità non ho GTA, ma adesso è ovunque. Lo trovi anche sotto le panchine, lo trovi sotto il letto. Vieni anche a svegliarti dal buongiorno. Attività GTA 5, va bene. Espanso e migliorato, ok. Nel 2021 su PlayStation, ok, quindi inizieranno nel 2021 con questo GTA 5, va bene. Il controller. Allora, i possessori di PlayStation 5 avranno GTA Online gratis al lancio nel 2021. Ovviamente ti servirà il PlayStation Plus per giocare, però va bene, carina come idea. Ti danno GTA Online gratis, che comunque fa fare gruppo, è divertente, va bene. A partire da oggi, i possessori di GTA 5 su PlayStation 4 ottengono 1 milione di GTA cash, di dollari, ogni mese, fino a che GTA 5 su PlayStation 5 non sarà lanciato. Ma quanto costerà? Boh, non, vabbè. Non penso lo butteranno a 70 euro, non lo comprerebbe nessuno quello. Cioè, non ha senso. 30 euro te lo posso accettare, dato che mi dai già l'online gratuito, quindi avrei ancora meno esigenza nel comprarlo in caso, perché mi dai già una feature gratuita. Certo, mi servirà l'abbonamento. CEO della Sony. And what better way to bridge our past and our future than with a game that's graced every PlayStation console, Grand Theft Auto. Ooh. It's been a privilege partnering with Rockstar Games for many years now. And we're thrilled to open today with the news that that partnership will continue with PlayStation 5. Ok, la partnership tra GTA e Sony continuerà. It's now just over a year since we began sharing technical details of PlayStation 5, but today's the day that we've been looking forward to for years.
questo è il momento che stavamo aspettando. Some of the games that demonstrate our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition. Ci mostreranno giochi che dimostreranno loro stessi quanto sia potente questa console, ecco. Showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences. Grazie alla PlayStation 5 e la console, insomma, ha ispirato i sviluppatori a creare nuove ambientazioni, nuove cose, insomma, nuovi mondi, nuove esperienze. Ok. Vabbè, una piccola introduzione, molto molto stringata, molto veloce. Bene. Ok, tutto quello che si vede è preso dal motore della PlayStation 5. Ok. Effetti particellari molto fighi. Sembra tipo Godfall dal questi effetti di luce, però. Hero is just someone who doesn't give up. Hero. Che è Avengers. No. Spider-Man? La maschera? Right. È la maschera di Spider-Man quella. Oh boy. Now it's your turn. You'll be a hero, Miles. Miles! Miles Morales, dai, eh! Okay. Così subito, a bomba. Let's do this. Wow! Dal nulla! Non si parlava di uno Spider-Man 2. Cioè, di notizie in questi giorni non è uscito nulla. Si sapeva sarebbe uscito, sì, però. Così presto, cioè, ora presto, bisogna vedere quando lo faranno vedere, quando uscirà, però. Già che abbiamo fatto vedere il trailer, vuol dire che da qui nell'arco dell'anno, o un anno e mezzo, si potrebbe vedere. Oh, è al lancio? Al lancio? Holiday 2020 è quando esce la console. Tokyo wa minasan ni bokura ga. Ok, qui abbiamo Gran Turismo. Jōhō wo share dekiru toikoto de sugoku kōfun shite imasu. Allora, questo nuovo Gran Turismo pensiamo che possa rendere i fan molto felici. Sottotitoli anche per il resto. No. Specialmente la campagna, la modalità campagna. Deve essere qualcosa, insomma, di carino e di bello da vedere, insomma. Quindi ci mostreranno la campagna? Intanto scusate, bevo perché. Wow. Belli effetti di luce. Allora, nonostante. Allora, in live in questo modo, visti da un video su YouTube, non renderà nulla, non renderà un cazzo di quello che dà Gran Turismo. Cerchiamo di trarne il meglio. Tanto gli effetti riflessi, gli effetti di luce molto belli. La grafica non renderà mai. Guardate i riflessi, quanta roba, tutto che riflette le luci, gli effetti di luce sulla carrozzeria. Mamma mia. E raga, non è una cosa scontata, questa è roba che in precedente console non si faceva, eh. Che bello. Non sono mai stato un grande fan dei giochi di simulativi di guida. Ho giocato solamente a Gran Turismo su PlayStation 1 quando ero piccolo, ma poi ci giocava il mio babbo. Lo guardavo giocarci perché a me non piacevano troppo. Bello però. Credo che chi è amante di questo genere di giochi non possa assolutamente mancarlo. Ah, c'è anche la campagna. Ok, proprio fanno vedere l'interfaccia, la mappa, la casa. Allora, cosa abbiamo? Guardiamo un attimo l'interfaccia. N600 su 538 pp. Le miglia, i punti, l'esperienza, allora. Ok. Questa è la nostra casa, abbiamo anche l'interfaccia con il dialogo un po' vecchio stile. E il garage con dove si può fare i settaggi alla macchina, cambiarla e quant'altro. Oh, ma questo è proprio gameplay vero e proprio, bello. Sentite l'audio anche. Che poi con l'audio, col nuovo sistema del sonoro della PlayStation 5, immagino solo che cosa sentiremo. Anche il cambio delle marce, il motore. Che figata. Ora io non so, non mi intendo di giochi simulativi di guida, quindi non so quanto queste caratteristiche già siano presenti, però sono, è ciò che è noto, ecco. Quando scala la marcia, devi zac! E il sonoro in queste circostanze è molto importante, aiuta un sacco. Almeno credo, eh. Poi non sono esperto dei giochi di guida simulativi, però anche con l'udito puoi capire cose senza guardare l'interfaccia o guardare l'HUD, insomma. Ok, prova il sorpasso, qui c'è anche lo specchietto dietro.
Ma una collisione ce la fate vedere? O no? Troppo presto? No, niente, niente collisione. Peccato, sarebbe stato bello vedere come viene gestita la situazione con la PlayStation 5, però va bene. PlayStation Studios, che questa quindi è esclusiva. Che cos'è questa creaturina? Ambientazione così mi pare un po' Unravel, però le creature non erano aliene in questo modo, mi pare. Non l'ho giocato a Unravel, però ho visto molti gameplay a riguardo. Spaccatore di mezzo. Aiaia! E dopo, Spider-Man ci tiri fuori Ratchet & Clank? Dai! Ok, le dimensioni stanno collassando l'una con l'altra, quindi... I nemici arrivano da altre dimensioni e ci attaccano, quindi possiamo spostarci anche noi, però. Ok, sezione a bordo. Che figata. È molto, molto bello, comunque hanno mantenuto la grafica, molto bella aggiornata, ma è importante anche... Vabbè, ora le sezioni a rotaie, questa cosa della dimensione comunque sarà molto importante nel gioco, ecco, durante la storia, la campagna. Dicevo, però, è molto bello... Chissà quanti scenari, anche le sezioni di platform, gli enigmi che si possono andare a creare con una meccanica del genere. Però hanno mantenuto comunque lo stile grafico originale, che è vecchissimo, da PlayStation 2, ma l'hanno saputo aggiornare molto bene, mantenendo però le sue essenze, ecco. Non è una cosa scontata questa, ragazzi. Bello, bello, mi piace. Ok, fase di combattimento, sparo, lo shooting classico, è rimasto invariato questo, salti, schivi in aria. Ok, c'è stato questa esplosione e si sono separati. Clank è da solo adesso, quindi potranno anche gestirsi su piattaforme diverse, su dimensioni diverse. Ah là là, Ratchet & Clank Rift Apart. Bello, bello, personaggio nuovo anche. Chissà se magari anche Ratchet troverà un robottino alternativo. Marcus Smith, creative director at Insomniac Games. Ok, lui si parla di Ratchet. To share with you a first ever look at Ratchet and Clank Rift Apart. Ci hanno una prima occhiata. Brand new, full length, interdimensional adventure built from the ground up. Un'avventura interdimensionale. We're doing things we've never been able to do before. Like, hanno potuto fare cose che prima non potevano. Utilizzare questo spazio, questi portali dimensionali per passare da una parte all'altra dei pianeti. Or put ray trace reflections on Clank. Oppure anche riflessi su Clank, effetti di riflessi, credo. Previously unseen. Plus, Ratchet's all new arsenal is more exciting than ever. Ok, hanno ampliato l'arsenale di armi di Ratchet. E col controller mi sembra diano un feedback molto più particolare. Are near and dear to our hearts at Insomniac, and we can't wait to share more with you in the future. But for now, here's another look. Ok, ci danno un'altra, fanno vedere un po' di gameplay forse. Bello, bello, bello. Allora, questo rampino viene utilizzato per spostarsi. Ma queste sono fratture dimensionali, non capisco. Cioè, gli permette di aggrapparsi col rampino, ma non puoi... Quindi questo rampino si attacca solo alle fratture dimensionali. Poi ci sono quelli arancioni a cui ti puoi aggrappare col rampino. Queste viola no, però. Queste viola mi sembra sono solo passaggi per NPC e mob. Mi sembra di aver capito. Vabbè, combattimento corpo a corpo. Purtroppo, ragazzi, la qualità dello stream non so quanto sia buona. Spero che possiate apprezzarla lo stesso. Ancora una frattura dimensionale viola che interagisce dove siamo. Questa cosa ha preso dei nemici. Comunque la grafica è molto bella, ragazzi. Gli effetti particolari molto belli. I nemici realizzati bene. E qui c'è questo passaggio tra un pianeta e l'altro. Ok, fase di shooting. Quando, ecco, vedete, non so se l'avete visto, quando eravamo più vicini, quella... Vedete, quando siamo vicini c'è questa frattura arancione, cioè diventa arancione. Se ci allontaniamo diventa più piccola. Vedete, siamo avvicinati, adesso possiamo in teoria interagirci.
Abbiamo varie armi, le bombe anche. Non le ho mai apprezzate molto le bombe, le granate in Ratchet & Clank. Ho sempre preferito sparare. Poi c'è un getto congelante o d'acqua. Sembra d'acqua. Sono delle specie di muri comunque, non so che ti fanno passare. The Enforcer che... eccolo. Usiamo per spostarci comunque nella mappa. Per creare situazioni di gameplay favorevoli al giocatore. In caso fossimo alle strette. Comunque, anche se non rende bene, però vedo delle creature ben dettagliate. Mi piace. Scappa la terra, questa scappa la terra e non ricordo se fosse negli altri. Potrei sbagliarmi però. Va bene, Ratchet & Clank Rift Apart. Bene, bene. Quando uscirà si sa? 14 su PlayStation 5, però non c'è data, vabbè. Però penso verrà in successione questo, nel senso hanno annunciato Spider-Man, quindi questo verrà dopo. Almeno, forse, non so, qualche mese, direi almeno 8 mesi di distanza tra Spider-Man e questo, forse, non lo so. La butto lì. Però dipende quanto sono avanti con lo sviluppo. Ok, qui abbiamo un gioco della Square. Luminous Productions, non è uno studio che conosco. In a world not... ok, in un mondo che non gli appartiene, diciamo. Dove la tua risoluzione, la tua fermezza, diciamo, sarà messa a dura prova. La verità, le verità saranno messe in discussione. E la devozione sarà dubitata. Le devozioni. Lei insorgerà. Rising può insorgere. Wow! Veloce, che salto! Figo! Però sono salti... Ma ecco, magici, utilizza la magia, perché mi sembrava fossero un po' dire una scia strana. Che bello, che ambientazione figa. Quel poco che si è visto mi è piaciuto un sacco. Project Athia. Ok. Bello. Bella questa creatura. Per un attimo mi ha dato un po' una vibe, una sensazione di Prince of Persia. Sarà vedere lei incappucciata che saltava, c'era platform in giro. Bello, bello. Ok. Mi piace ora come stanno tenendo il ritmo della conferenza, nel senso parlano poco, però fanno vedere anche. Non si dilungano troppo, presentano un po', dicono guarda abbiamo fatto questo, c'è questo. Ok, qui c'è un robot che sta per i vicoli. Annapurna 212. Cos'è? Un gatto? Sì. RIP Humans. Ah, non ci sono più umani quindi. Le macchine hanno preso il sopravvento. Chissà come l'hanno preso, perché ormai siamo abituati a vedere macchine e umani, come esempio in Detroit Become Human, che comunque convivono, le macchine cercano di avere una loro identità, di farsi valere. Qui invece proprio gli umani non ci sono più. Sono morti tutti. Vediamo. Anche in casa ti apre il robot. Vabbè, non sono più schiavi, quindi sono proprio... Sono la società. E questo gatto che va in giro, chissà cosa combina. Il gatto sarà sicuramente una figura centrale, perché si vede sempre. Non credo sia solamente un mezzo attraverso cui vediamo questo mondo. Sarebbe un po' riduttivo, cioè non lo farebbero vedere così, con così... tanta preponderanza il gatto. Poi tra l'altro ha uno zainetto dietro, quindi è qualcosa sul una fasciatura, quindi non so che dispositivo abbia. Cioè, poi questa inquadratura così credo che sia... che carino. Ah, bellino Stray. Il gatto sarà sicuramente importante, c'è anche il logo del gatto nel titolo, quindi mi sa che impersoneremo proprio questo gatto. Comunque sarà molto importante. 2021, non si sa né cosa sia né si sa l'anno di uscita. Si tengono generici con le date, perché una parte è meglio così piuttosto che dare una data di uscita e poi rimandarla di mesi e mesi perché non siamo pronti. Ok, molto carino questo gatto, mi ha fatto tenerezza.
Ok, specifiche tecniche: 4K Ultra HD Blu-ray. Ha visto un televisore per il 4K. Ok, l'SSD, caricamenti più veloci e quant'altro, il ray tracing. Poi magari di queste specifiche tecniche ne potremo parlare, di queste cose che vedremo, fare dei video dedicati. Poi un feedback, una vibrazione, un feedback maggiore, ecco. Poi i trigger che si adattano, allora saranno più sensibili, non lo so comunque. Poi la porta USB classica, il sensore di movimento. Oh, questa è grossa, Microfono, questo che non sapevo, non so se l'avevano detto, ma microfono integrato, così come vabbè lo speaker che c'era, già c'era nel vecchio controller, però credo l'abbiano spostato, perché l'uscita mi pare sia sotto dove c'è anche la presa per le cuffie. Ma il microfono già integrato è tanta roba, ragazzi. Quindi non avremo più bisogno di cuffie col microfono, ma ci basteranno semplicemente delle cuffie. Bello. Chissà quanto costeranno di più per adesso i controller con questa feature. Magari faranno anche la versione senza microfono incorporato, perché secondo me si va a sforare gli 80€, 90 con questa roba. Se con già questa roba, cioè col microfono già integrato. Audio 3D, che si sapeva. Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic vision and technical limitations. Ok, hanno sempre avuto questo contrasto tra la loro visione artistica e le limitazioni tecniche nello sviluppo dei giochi. We're not going to be burdened like that. We're going to be able to realize our artistic vision. Con PlayStation 5 potranno realizzare le loro concezioni in maniera migliore. And it's a machine that's really easy to develop on. È una macchina su cui sviluppare molto facile. A paradigm shift as to what players will come to expect from gaming will let us tell stories, make worlds, possono creare storie, mondi e gameplay che possano soddisfare i giocatori. Nuovo franchise in esclusiva su PlayStation. Ok, molto breve anche qui, presentazione. Bravi, bravi, bravi. Così, così si fa. Questa non è neanche una conferenza, ragazzi. Questa è proprio una presentazione. A Housemarque Game. Cos'è? Navicella, spazio. I relive my first moments on this alien planet. Ok, è arrivata su questo pianeta alieno, lei. Ha avuto un malfunzionamento della nave e si è schiantata su questo pianeta. My death. Ha un occhio diverso dall'altro, l'ho notato adesso. Uno... La morte che vi partiva adesso. Quanto sa di Death Stranding questo concept, questi flashback? I flash che vediamo, questo sfondo bianco. Anche la morte non è una fuga. Quanto sa di Death Stranding? Però come armatura, come tuta e quant'altro mi ricorda un po' Mass Effect. Quindi unire un po' di Mass Effect e Death Stranding, mi fai? Che creatura strana, wow. Questa scena, ditemi se non vi ricordo Death Stranding, forza. Ditemi di no. Che vi manda vibes, anche visuale isometrica? O è solo un caso? Ok, la sua sanità mentale se ne va, se la percepisce. Non può perdere la speranza, ok. Creature sono. E poi appunto qua c'è da capire se sono creature che solo lei vede, oppure se sono creature veramente che sono abitano questo pianeta. Non possiamo saperlo in realtà. Potrebbe anche star sparando delle semplici illusioni della sua testa. Mi ricorda un po' anche come concept Hellblade, Senua's Sacrifice. Non so se qualcuno l'ha giocato, e lì anche lì c'è questa il concetto della psicosi, varie personalità, insomma. È un po' una cozzaglia di roba messa insieme. Ora vediamo come sarà realizzato. Non è che mi ispiri tantissimo. È tutta roba già vista più o meno.
E la protagonista non è che Returnal, ok, deve interrompere il ciclo prima che il ciclo rompa lei, praticamente, mi sembra abbia detto. Non mi piace molto la protagonista in sé, però chissà, anche il gioco mi sembra, come vi ho detto, un po' Mass Effect, un po' di Death Stranding, un po' di Hellblade, messi così, vediamo che verrà fuori. Però anche qui non si è visto molto giocato, il gameplay mi sembra un po' Mass Effect comunque, Andromeda, molto action. Sumo Digital, adesso cosa abbiamo? Sumo Digital, non ricordo il... cosa studio di sviluppo. Cos'è, un animaletto? Ah, la cernierina, ma è Little Big Planet questo. Dai. Sackboy, A Big Adventure. E hanno cambiato nome? Dai, questo deve essere un titolo di lancio interessante, cioè interessante, carino. Fa sempre piacere avere un gioco creativo, ecco. Sarebbe bello però vedere quanto questa PlayStation 5 abbia ampliato le possibilità di editing, di creazione dei livelli. Ok, rampino, sezioni dentro sfere. Che è diventata un'icona comunque, anche se secondo me non ha avuto il successo che forse, cioè non si è affermato così tanto, però comunque rimane una buona colonna per la Sony questa. Ovviamente livelli giocati in più giocatori, in due, anche in quattro, bene. Non ricordo nella Joy se si poteva giocare in più di due. Vabbè, serve probabilmente anche interazione tra giocatori per risolvere i vari puzzle e platform. Potrebbe essere importante. Però sarebbe carino creare anche un gioco in competizione tra i Sackboy, nel senso un po' come Crash Bash, no? Creare proprio dei minigiochi adatti in cui i giocatori competono oltre che a cooperare. Non ricordo il Little Big Planet come funzionasse, c'era un sistema di punteggio quando finivi il livello, anche lì, perché ci ho giocato tantissimo tempo fa, giocavo solo al primo su PlayStation 3 e poi gli altri non li ho più considerati. Cos'è Lucid? Un po' tamarro mi sembra come gioco. Questa grafica mi sa un po' di... mi sa un po' di free to play. Ok, scontro con macchine. Una battle royale con macchine in squadre può essere anche. Io ho visto due gruppi, credo sia squadre. Però si può anche uscire dalle macchine e andare in giro senza veicolo. E creare e fare un po' di combattimenti. Ci si può colpire anche senza. Simpatico. Ostacoli che distruggono la macchina. Scontri. Ovviamente qui ci si sprecherà con la customizzazione dei personaggi, oggetti sbloccabili, già ce lo vedo. Lo vedo Rocket League / Fortnite, non so, magari sarà un gioco che non costerà tantissimo, secondo me questo. Ma può essere divertente, eh? Ce lo vedo un po' free to play dalla grafica, perché non la vedo veramente next gen questo. Ah, è saltato sopra una macchina e ha messo la bomba. Una bomba, l'ha fatta esplodere. Chissà in quanti giocatori si potrà partecipare, ecco, da quanto saranno le gare. Ovviamente vincerà chi avrà la macchina che rimarrà in piedi, insomma, rimarrà intatta. Quantomeno sarà in grado di utilizzarla. Oppure potrebbe anche essere chi vince, chi sopravvive e basta, senza macchina, perché comunque puoi gareggiare senza macchina, puoi andare in giro e colpire i nemici, magari puoi impossessarti le macchine degli altri. Destruction All-Stars, vabbè. Un titolo un po' sopra le righe, ma che lascia un po' il tempo che trova, secondo me. Next one. Cosa ci abbiamo? Siamo già... Hello everyone, my name is Josh Greer, and this is my brother Mike. We're from Ember Lab, a small team with a background in film and animation.
Ok, Amber Lab è un piccolo studio di film e animazione. And we're very excited today to share with you the first look at our new game. Ok, prima occhiata al loro gioco. That has themes in personal growth and redemption. Ok, un'avventura riguardo la redenzione, crescita personale, un'avventura del genere, ok. Dei bimbi con delle maschere dietro. Degli idoli, specie di idoli sembrano. Ma che carini questi spiriti, ok. I know you are kind. You sense that... Ah, quanto sa di Dragon Trainer questo? Dovrei un attimino informarmi su Dragon Trainer, perché vedo proprio come concept, come stile proprio. Ovviamente loro hanno fatto film e hanno fatto animazione, proprio. Sa molto di Disney Pixar questo gioco. Ma ovviamente, appunto, essendo un film che ha fatto film e animazione, non, lo stile è quello, ecco. Ok, una ragazza con il bastone che può essere utilizzato anche come arco. Spara dei dardi magici. E parla di questi spiritelli. E là, creatura strana. Ma non puoi nascondere la tua from da me. Ok, non puoi nascondere le tue debolezze da me. Mi sta parlando il nemico, quindi il principale villain. You have no power here. Ok, tu non hai alcun potere. Kena. Kena? Che bello! Guardate, che bello scenario. Bello, bello. Con gli spiritelli che ti vengono dietro, quindi. Probabilmente ti possono aiutare in alcune circostanze. Ok, sezione di platform, doppio salto. È uscito fuori. Quindi, questo probabilmente credo che sia un... vabbè, qui il doppio salto. Probabilmente questi sono oggetti collezionabili, tra virgolette, da trovare in giro durante l'esplorazione, che ti permettono di potenziare magari gli spiritelli. Ah no, ti danno proprio lo spiritello in più, ti danno. Quindi, esplorando poi si possono liberare questi spiriti. Che ruolo hanno? Cosa possono fare questi spiriti però? Ok. Belli effetti di luce particellare però, mi piace. Ok, nemici, schivate. Dardi, che possono separarsi e colpire anche i nemici vicini. Una freccia caricata. Qui abbiamo una specie di parry, uno scudo. Che rallenta anche il tempo, mi sembra aver capito, quando viene effettuato. E poi... quando si sconfigge il nemico, si purificano le zone, mi sembra di capire. E si liberano gli spiriti, perché prima... non so se c'erano gli spiritelli. No, li abbiamo liberati così. Kena, Bridge of Spirits. Ok. Carino, carino. Bello, perché comunque è un gioco che secondo me può attirare sia la fascia più bassa di età, ma può... non significa che non possa anche interessare i giocatori più adulti, ecco. Potrebbe essere... lo vedo un po' in stile Knack anche come gioco. Anche se Knack ha avuto al lancio diversi problemi, non è stato un gran titolo. Il 2 forse l'ha migliorato, però non è stato un'icona. Mi sa che è un po' fallito. Ok, questo è... cos'è? Ha detto... aspetta, riascoltiamo. You ever feel like you're just waiting for a sign? Ok, avete mai avuto la sensazione di stare solo ad aspettare un segno, insomma, di aspettare qualcosa? That thing you've always meant to do. Di fare qualcosa che hai sempre voluto fare. Sometimes I feel like I'm just standing on the edge of doing great things. A volte ho la sensazione di essere proprio lì per fare grandi cose. But something's holding me back. Qualcosa mi trattiene, mi ferma. Maybe it's just nerves. Forse è solo il nervoso. Maybe it's the fear that forse la paura I'll never be as good as what I imagine. Che non sarei mai brava quanto vorrei. E quindi sto proprio lì, sul bordo. We've got nothing else to lose. Might as well jump. Ok, bella canzone. Però vorrei capire... vai Volcano High and Cop Presence. Goodbye.
Volcano High. Quindi non lo so, mi dà come, o è un gioco di musica, ma non credo. Può essere un'avventura grafica in cui appunto questi ragazzi, diciamo, questi adolescenti, non ragazzi, queste creature, però età adolescenziale comunque, che andavano a scuola, magari terminano il loro percorso di studio e poi devono scoprire cosa fare, insomma, non lo so. La fine di un'era, appunto, 2021, vabbè. Però non ci hanno detto molto altro su questo gioco. Però la canzone mi intriga molto, mi piace. Molto bella. Cerchiamo di capire qualcosa. Hi, I'm Lorne Lanning and I'm here to share with you a game that I've been dying to make. Ah, dai, me lo dici così, un gioco per cui proprio stavo morendo la voglia di fare. Engaging story where rescuing is rewarding, failure is devastatingly. Allora, rischiare, cioè soccorrere è remunerativo, diciamo. It's an emotionally engaging story where rescuing is rewarding. Failure is devastatingly hilarious and the memories should last you a lifetime. Fallire è esilarante. Take a look. E dai. Dai! Sì! Bello! Non sei più uno schiavo, Abe. Bello! Bello sei! Cioè, bello! Trusted, followed. And it led them here. Che hanno creduto, hanno avuto fiducia in te, ti hanno seguito. You may have escaped the murderous blades. Potresti aver scappato. Of your entire people. Ma il destino della tua gente is up to you. Dipende da te. Oh mio Dio. Sì, fallire è esilarante. Però io l'ho sempre percepito in modo pesante. Bello, bello che è. Come sei bello. Che belle ambientazioni. Dinamiche. Effetti particellari, luce, belle esplosioni, caverne. Treni in movimento, bello, bello. Fase di shooting? Aspetta, ferma un po'. Ho visto un mirino, raga. Vedete, c'è un mirino. Ok, cose che crollano. Mamma mia. Si libera la bocca. Si leva le cuciture sulla bocca. Oddworld Soulstorm. Bello, 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 bello. Bello. Tante belle esclusive. Tango Games Work. Allora, PlayStation 5 ci ha permesso di realizzare la nostra visione di Tokyo. Sarete in grado di vedere, sentire, percepire il fascio di una Tokyo che non avete mai visto prima. Ciò che stiamo per mostrarvi è il primo gameplay video di Ghostwire Tokyo. Spero che possiate sentire la minaccia e la bellezza della nascosta di questa misteriosa città soprannaturale. Ok, bello, Ghostwire Tokyo già se n'era visto qualcosa alle 3. Se ne parlava, però non si è visto molto altro, se non sbaglio. Tokyo, Giappone. Dai, ragazzi, ma vedete che ritmo di conferenza così? You see things others can't. Ok, vedi cose che gli altri non vedono. Che non possono vedere. Hear threats others don't. Sentire minacce che gli altri non sentono. Fight. When others won't. Combattere quando gli altri non lo farebbero. Combattere quando gli altri non lo farebbero. Wow. It's up to you. Dipende da te. Tokyo. Salvare Tokyo. Wow. Ok, amici che saltano, volano, fluttuano. Poteri dalle mani. Mi ricorda un pochino i plasmidi di Bioshock. Un po' per come si muove, per come utilizza proprio le mani, il feeling. Ok, anche fasi da dietro, possiamo colpire alle spalle i nemici. Sezione anche sulle moto. Wow.
ovviamente c'ha sempre l'aria dark, quindi sarà anche... Mi ricorda molto Bioshock, anche perché comunque Bioshock è cupo, è tenebroso, ti crea suspense e apprensione. Stessa cosa qui potrebbe essere. Affronta l'ignoto. Ghostwire Tokyo. Bello, bello, bello. Sviluppato dalla Bethesda. Bello, si è visto pochino, niente gameplay, cioè era gameplay però niente HUD, niente di... Ultimamente si cerca sempre di non far vedere l'HUD nei giochi quando è possibile. Ok, questa cos'è? Sembra una runa. Questo simbolo ricorda un po' le rune di Bloodborne, ma... Non c'entra nulla. Non c'entra nulla sta roba. Cos'è? Sta musica... così religiosa. Super Brothers è il nome, non credo sia il nome del gioco. Sembra quasi una dittatura, si vede questa figura imperiale, le mura, un razzo, una navicella che parte. Che il Vault, non so cosa voglio dire, un futuro per le persone cacciate dall'oblio. Smosse dai sogni, credo, propelled. Non so, non conosco questi termini. Siamo nello spazio, un satellite, anno zero. Si vede ancora questa... questo simbolo ricorrente. E parte. Quindi gli anni dalla partenza, dalla Terra, ecco. Al 12, 20, 30, 400, 500, mi passano tantissimi anni e sono in cerca di un paese, di un pianeta ospitale. Stanno visitando vari un pianeta, questo molto molto particolare. È una sonda questa. Una capsula. Una navetta, una navicella. Quindi è un... sembra un gioco di esplorazione di mondi e colonizzazione. Ma non lo so, cioè, sto... c'è scritto Jetta? O Gen? Non capisco. The Far Shore. Il viaggio lontano. Esodo Shore era, mi sembra. Holiday 2020. Ok, al lancio. Vorrei guardare un attimino che cos'è, però vabbè, non mi metto a interrompere. Anzi, potrei guardare da telefono in realtà, però non ce l'ho portata di mano. Non è che mi abbia interessato molto questo gioco, però... Comunque stanno tenendo comunque un bel ritmo, mi piace, siamo... Olla! Dai! Gearbox! Dai, Godfall, bella, 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 faccio vedere qualcosa. Che belle queste armature. Però, scusatemi, ora metto in pausa, ma questa musica mi stona molto col gioco, non lo so. Ok, vediamo un po' le armi. Spada, scudo che viene materializzato schivata all'indietro, quindi puoi anche stare senza scudo, lo fai materializzare te lo scudo. Lo scegli te quando averlo. Abbiamo un'ascia o un martello questo? Uno scatto con il colpo dello scudo, un'abilità quindi. Abbiamo abilità. Lancia, spada con l'affondo, colpo dello scudo, lama, ancora lancia, martello, lama doppia. Quindi già abbiamo visto un po' di armi. Bello, 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 bello. Gaza. Però questa musica così. Vorrei vedere un po' di gestionalità anche. Trova armature divine, insomma, indossale, diventa inarrestabile. Bello, però. Allora, io purtroppo so che non dovrei, ma io mi aspetto molto da questo gioco. Ma so già che non sarà secondo me un titolo eccezionale. Sarà un gioco... Il mio timore è che sia un po' come Destiny, che inizio con pochi contenuti, poi piano piano si sviluppa e spero si svilupperà bene. Godfall, bene. Disponibile dal Vacanze 2020, quindi dal lancio, credo. Holiday 2020. Ok, non mi è piaciuta molto la canzone, non hanno fatto vedere molto di gestionale, però vabbè.
cioè di gioco di ruolo, perché è anche un, ci sono anche componenti realistiche in Godfall. Ok, che cos'è? Dai creatori di Hyper Light Drifter. Bello questo stile, mi ricorda anche Fury, non so se qualcuno ha presente. Anche se qui incentrato sulle boss fight, quindi... Viaggi... è un buco nero, che cos'è? Artisticamente è molto particolare. Ha queste scarpe con cui fluttua, diciamo. Non so se sono le scarpe, credo di sì. Che bello questo personaggio. È femminile. Sei arrivato. O arrivata. Hai paura? Dovresti averla. Dovresti esserlo comunque. Spaventato. Quindi ci hanno scaraventato. Il vuoto sta chiamando. Ci hanno scaraventato in questo mondo. Che mi piace tanto questo personaggio, come è stato disegnato e realizzato. Con questo mantello che si... Vedete che... Non so se è un ologramma o è simbolo anche del suo potere questo mantello. È simbolo di qualcosa, perché... È particolare, prima non l'aveva... Era priva di senso e non aveva il mantello, ok. È una femmina dalla voce, salta e si muove molto rapidamente. Mi sembra... Insomma, situazioni simili, platform molto semplici. E c'è cambiamento di prospettiva e di gravità. Solar Ash. Bello, mi sembra interessante. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. 2021, va bene. Può raccogliere anche un po' l'eredità di Gravity Rush, chi lo sa. Comunque, per ora sembra più che altro platform, poi chissà se ci sarà dell'altro. Gravity Rush era ben altro anche, non era solo gravità, spostamenti, platform. È là! È lui! Il pelato, sì! Bon, 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 bon. L'agente 47. It was always gonna end like this. All your hard work. Tutto il tuo duro lavoro. All your sacrifice. Il tuo sacrificio. Hanno accelerato il processo. Trovati da solo. Nuove ambientazioni. Nuovi scenari. Only death awaits. Solo la morte aspetta. Hitman 3. La morte aspetta. Gennaio 2020, quindi non è proprio al lancio, ma pochi mesi dopo il lancio della console sarà. Cioè, il mese dopo, gennaio. Hakan Abrak here from IO Interactive. Ok, IO Interactive, sviluppatori di Hitman. In Hitman 3, Agent 47 is back for his most intimate L'agente 47 è tornata nel suo contratto career. Più intimo e difficile. This is also the dramatic conclusion for the è la conclusione drammatica trilogy. Della sua trilogia. I'm so proud to be here to present a little glimpse of the gameplay where Agent 47 is on top of ci the world. Un po' di in gameplay. Dubai. A enjoy. Dubai, quindi su un grattacielo alto, che dice in top of the world, però insomma su un grattacielo molto alto. Bello. Animazioni un po' non lo so, le vedo ancora un po' vecchie. La gente 47 con i capelli, perché non puoi sempre andare in giro operato, giustamente. Bello che è. Mamma mia. Ok, vari approcci sembra anche per affrontare le missioni. Puoi scalare l'edificio da fuori, ho visto, ti puoi travestire. Scassinare. Ecco, è importante vedere tutte le possibilità che questa nuova console ti può offrire, anche creando scenari più complessi allo stesso tempo. Poi hai soluzioni più complesse e articolate. Interessante. Cos'è? Ah, è l'avvio della console questo? Ce lo spoileriamo così? Ah, il rumorino. PlayStation Studios, ci hanno spoilerato.
Ah, sono i robottini questi. C'è, c'era il gioco anche al lancio della 4 con il PlayStation Eye. Solo che questo non è col, non c'entra un cavolo col PlayStation Eye. Questo è proprio un gioco a parte per loro. Che carino. Però questo mi sa molto di Gigante di Ferro. Uè! Dai, raga, ma questa è la schermata iniziale della PlayStation 2, porco dinci. Guardatelo! Dai! Astro's Playroom, ok. Fatto dal Japan Studio? Ed sono gli sviluppatori di questo gioco. Ok. Non stanno dicendo molto, parlano poco, bene, stanno ultimando su... ritmi molto serrati, bene, non mi sto annoiando per nulla, è la cosa più importante. Dopo quella conferenza, presentazione, abbiamo fatto l'hardware, è stata molto, purtroppo è stata una comunicazione molto fatta con i piedi, perché la gente non aveva capito che conferenza fosse quella. Allora, questo ragazzo che porta una creatura sul tavolo, una grafica molto particolare questa, esplorazione sott'acqua anche. Esplora gli abissi del mare. Oddio. Wow. Bello, ho visto. Bella questa inquadratura così, questa schivata. Al chiaro di luna, poi bello questo scenario. Non c'è sangue, si può salire sopra le creature e attaccare le bombe che possono esplodere. Ok. Abbiamo a che fare un nemico molto più grande di noi. Esplorazione con la torcia. Cure, ci saranno elementi gestionali probabilmente, deserto, con creature che onestamente hanno poco a che fare col deserto, sembrano dei pinguini, sembrano proprio dei pinguini, solo che nel deserto, sono tutte creature molto immaginarie comunque anche unite tra loro. Cavalchiamo e cacciamo un orso gigante, esplorazione delle caverne, pipistrelli, sezioni di scalata anche vedo. Non so se è una cosa scriptata nel gioco, se effettivamente ci saranno ambientazioni che potremo scalare. Quanto sarà libero il gioco sarà importante. Drop crafting con piante, mi sembra di aver visto. Questo personaggio qua che... ecco! Anche qui. Magari l'ambientazione può essere dinamica qua, nel senso, a seconda di dove siamo potrebbero esserci dei punti in cui il... che ne so, qui in questo caso il ghiaccio è più leggero, è più o meno... è più sottile, quindi crolla. Magari in alcuni punti sarà più facile che ci siano frane. Chissà se è una cosa dinamica. Il tempo anche può essere... però questo dorme intanto. E Scala lancia una bomba nella bocca. Cos'è? Ma perché? Ok, combattimento. Ecco Ento, ma rimane comunque soft. Armi da fuoco anche. Wow, che bella questa creatura. Bella. Anche questa mi piace. Mi piacciono molto i design dei mostri. Meno quello del personaggio, del ragazzo. Però gli altri mi piacciono molto. Cioè, degli umani, no. È troppo squadrettato. Però delle creature, bellissimo. Mi piace un sacco. Questo è un dragone occhi rossi, cos'è? Little Devil Inside. Bello, 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 bello. Bisogna vedere anche quanto costeranno poi, perché questi sono giochi di sviluppatori indipendenti, mi sembra di aver capito. What's up, everyone? I'm Zion Williamson of the New Orleans Pelicans. No, here we prego, go. No. The first ever teaser for NBA 2K21. Perché? Y'all are not ready for this. Il momento di cui la conferenza, la presentazione non aveva bisogno. Un gioco del basket. Almeno facci... cioè, che poi non serve a nulla, cioè mi fai vedere la grafica, mi fai vedere quanto è bello, mi fai vedere il sudore, mi fai vedere il lancio, il senso che si muove, la schiacciata, ne so, il testo su un parquet carino, il tetto di luce, fammi vedere, cioè, mi fai vedere almeno un pezzo di partita, non me ne frega un cavolo del sudore sulla sua fronte, che schifo. Allora, non sono... allora, io sono stronzo in questo momento perché non mi interessano i giochi di basket. E
anche quelli di calcio, cioè, apprezzerei di più vedere un gioco di calcio, onestamente, FIFA o PES che sia, ma anche quelli non è che mi interessino più di tanto, però li potrei apprezzare di più perché li ho comprati, insomma, ci sono stato dietro un po'. Questi di basket proprio mi triggerano e basta, non mi piacciono. Almeno un pezzo di partita, la fai vedere un po' di contrasto, i giocatori, no, il pubblico, nulla. Vabbè, troppo presto, pre-alpha, ok, ci sta che non facciano vedere nulla, però fine anno, fine 2020, insomma, qualcosettina, almeno gli stadi potremmo far vedere, vabbè, d'accordo, lo accetto. Cos'è? Una fragola? Tra l'altro graficamente è un po' strano. Strobis. Mi dice fragola? Che carino. Strobis? Ma mi pare i Pokémon che dicono il loro nome, tipo Pika Pika. Half bug, half snack. Quello è, che cos'era? No, non ho identificato cosa fosse quello. Questa quindi è un'isola. Dai, se l'hai mangiato. Povero. Tasty. Ah, gli cresce il frutto, ciò che mangia gli cresce all'arto. Dei creatori di Octodad, tra l'altro. La fragola gli crescono le fragole nel corpo. Poi diventa. Quindi a seconda di quello che mangia, appunto. Ti viene mutato il corpo. Ma qual è l'obiettivo? Simpatico, però. La Sony riesce sempre a creare cose simpatiche. Comunque. C'è una specie di, non so se è proprio una direzione che dà la Sony o è la Sony che ha scelto proprio questi piccoli, questi sviluppatori più piccoli e indipendenti, però hanno tutti un po' una linea comune nel creare comunque, nella loro indipendenza, creare contenuti che possano essere graficamente apprezzabili soprattutto anche da un pubblico giovane, ma anche per la grafica, poi però magari nelle meccaniche anche dal pubblico più adulto. My invitation is open. Cos'è, una patatina francese quella? Come join me on the island of Bugs. Liz, I was trying to carry a lamp with my weenie hands, but I dropped it and now the town's on fire. Cercava di portare tipo una lampada con le sue mani di salsiccia, ma gli è caduta e adesso la città e il villaggio è a fuoco. Mi sembra aver capito. Ha detto lamp, mi sembra, però ora che da una lampada dia fuoco a tutto quanto mi pare un po'. Cos'è? Oddio. Ma così proprio. Questa chiusura creepy mi hai fatto, dai. Vabbè. Quanto siamo? Siamo quasi a fine conferenza, non manca tanto, 52 minuti su 1 ora e 16, mancano 20 minuti nemmeno. Ancora non si è vista la console, devo dire. Quindi la faranno vedere in chiusura. Ormai. Speriamo in una data però. Hi everyone, thank you for being with us. Ok, questo è il capo degli sviluppatori indipendenti. Before we get to the end of the show, I have something very near and dear to me. Ok, vuole dirci qualcosa? PlayStation Studios. What is this? Montagne? Temperature, lande, fiume. Molto dark questa musica. La luna così. Gente che incappucciata con le lanterne.
in viaggio, i pellegrini. Is that him? È lui? Gargoyle, non ci ho giocato, ma Ella, sei tu, dai. O è Ghost Shell o è Demon. Io Demon non l'ho giocato, ma i vibes che mi manda mi sembrano proprio vabbè, il cavaliere col portone, no. Questo è lui, questo è Demon. È Demon, dai. Anche se può essere, ricorda anche un po' Diablo, ma quel cavaliere col portone è innegabile. È lui. E dai. Blue point, cazzo. Dai. Andiamo. Vamos. Grande. Finalmente. Non l'ho mai giocato, di non potrò finalmente godermelo. He's a next-gen first-person shooter about rival assassins locked in a time loop. This is our unique vision. What Arkane is all about. Freeform immersive gameplay, a surreal player-driven story smashed together. Want to see some stylish action? Check this out. Ok, questo è un FPS con azione stilosa, campagna, sì, con proprio più personaggi, mi sembra aver capito. Hanno buttato tutto insieme, non l'ho ben compreso. He is not making this easy. Ok, scivolata. Col silenziatore non ha sentito nulla quello e quel nemico è svanito. Quindi stiamo in un mondo. Chissà che del cavolo siamo. Visto? Mirino? Che ti dice dove ti puoi teletrasportare? Col braccio sinistro è questo teletrasporto, diciamo. Puoi andare dall'alto. Uccisione stealth. Uccisione un po' cruenta, ma diciamo addolcita. Superpoteri telecinesi. Restart loop. Quindi siamo morti, ma torniamo indietro e lo rifacciamo da capo. Bethesda. Questa sta ha un po' di giochi in banca, another mi sembra, anche la Bethesda. Our time loops fun. For everyone else on this island, this place is paradise. Okay, questa è la mia party. Where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker. Sta andando la caccia a questo povero uomo. Vede i suoi poteri, mamma mia. Molto ignorante, molto veloce. Non utilizzi molto copertura, mi sembra anche di vedere qua. Usate un finalizio per fare cose stealth, ma poi tiri dritto. 8 target. 8 target. They all gotta die before midnight. E devono tutti morire prima di mezzanotte. There's just one little snag. You thought it was going to be easy? Juliana Blake, Black Reef's protector, and a real pain in my ass. Okay, c'è questa qui che gli è sempre calcagna. But eventually, inevitably, I will break this fucking loop. Death loop. Ok, assassini rivali che sono intrappolati qua. Devono praticamente uccidersi a di loro, se non aver capito. Muori ancora. Ah.
molto Quentin Tarantiniana questa presentazione, o sbaglio? Non so se mi ha dato la mente sensazione. Ovviamente. I don't like watching you die. I like killing you. There's a difference. Ok, la visione è passata dalla donna che probabilmente ci stava per uccidere lì. Molto strano, molto strano. Non è che mi incuriosisca, cioè sembra carino, ma non è uno di quei titoli per cui bramo, diciamo, novità. Ok, la sua storia arriva a una conclusione. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. È un po' basso il volume, non so se lo riuscite a sentire. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? Ok, una storia, stavo raccontando una favola creepy, spaventosa. Quit being so paranoid. No, no, friendly. Ma gli ha sparato e non gli ha fatto nulla? O ha... Il motore grafico è quello di Until Dawn. Dico Until Dawn perché ho giocato a quello, ora non so, magari ci sono anche giochi che lo utilizzano. Wow. Sembra molto Until Dawn, però in prima persona. Almeno la visuale stava in prima persona, Until Dawn non era in prima, era in terza. Quindi non credo sia la stessa saga, diciamo. Neanche Outlast. Cioè, oddio, Outlast potrebbe essere, però questa visuale... Questa sa tanto di PT. Il corridoio nella casa... vecchia. In realtà potrebbe essere, cioè ora non so se l'hanno ci ha fatto vedere qualcosa del nuovo Outlast, se mai uscirà, ma questa potrebbe essere. Però di solito lì era con la telecamera, quindi no, almeno il primo Outlast era con la telecamera, la videocamera con cui registravano, quindi forse no. Village, però vabbè. Resident Evil 8, dai. Ormai ci hanno abituato tanto a fare. Sorry, Ethan. A fare questi giochi con le parole e i numeri. Why? Per annunciare il nuovo Resident Evil. Ok, nel 2021. Ok, bello. Io dovrò ancora giocare al 7, tra l'altro. Bello, bello, bello. Ottima cosa. Però, cioè, mi ha ricordato molto tanti giochi, però insomma, perché comunque come setting è simile. Però mamma mia. Questo che cos'è? Un uomo con la tuta. È un casco. Molto figo il casco, meno la tuta. Un po' troppo imbottita, sembri un po' goffo. Mi ricorda Vanquish come... nell'insieme. Ok, usa... Cosa ha sparato? Delle particelle in aria? Poi con questo sensore vede degli ologrammi di bambine. Delle particelle di bambine, non lo so come definirlo. E poi c'è questa qui di bambina che guarda in alto sull'altro pianeta. Mi sembra che fosse un pianeta. Un gatto. È un gatto vero, è un gatto finto, che... Perché si vede anche il dentro del gatto. Quindi questa bambina è apparsa dal nulla. Mi sembra aver capito. Non parla. Nessuno parla, il gatto si muove. Guardate che strano il gatto che era. Non l'ho messo in posa in tempo. E questo grattacielo tutto contorto.
Ok, quindi è, che cos'è successo? Un satellite che irrompe nell'atmosfera e distrugge la gravità, sta risucchiando tutto. Ok, la bambina è un robot, ha qualcosa di cibernetico comunque. Mi sembra aver capito, e ha sparato il tizio con la tuta una specie di tela, una sfera di fibre per ripararsi, però non è servito a nulla. Sono ripartiti dall'impatto, ma sono volati via fuori dal pianeta, l'atmosfera pragmatica, c'era scritto. Che cos'è? La voce robotica, quindi questa bambina è proprio decisamente cibernetica. Freedom. Libertà. La nostra libertà. Ok. Nel 2022, quindi. Anche questo è sviluppato da Capcom, tra l'altro. Beh, è un po' ambiguo come gioco. E mo? Non manca tanto, ragazzi, eh. No, manca veramente poco alla conclusione, quindi siamo alle battute finali della presentazione. Altra esclusiva? Sony Interactive Entertainment presents. Ok, se mi schiaffi davanti così Sony Entertainment è un'esclusiva grossa questa. E in chiusura di presentazione potrebbe anche starci moltissimo. Ok, vedo terre desolate, vegetazione. The old ones. Vedo macchine avvolte dalla roba. Sembrano delle creature, sembrano dei mostri. Quindi mi verrebbe a pensare a Horizon. Sezione sott'acqua anche mi stai dicendo? Allora, io ho giocato solamente alla prima parte, diciamo. Non l'ho finito, ho giocato le prime ore. Quindi non conosco bene tutto ciò che offre. Però non mi sembra che nel primo non ci fossero le sezioni sott'acqua. Però ora mi sta venendo il dubbio che sia quello, perché. Ok. Confirmed. Per chiudere, in chiusura mi fai vedere Horizon. Va bene, va benissimo. I must find a way to stop it. Figata. Or we'll get worse and worse. Bella questa colonna sonora. Cos'è, un venosauro? Aiuto. Che belle che sono queste creature macchine, però. Until it destroys us all. Una tempesta. Cos'è? Tra l'altro rossa. Cioè, fulmini rossi. There's nothing I wouldn't do to save this world. Ok, c'è un cataclisma in combat. No depths I won't explore. Sezioni sott'acqua, sì, lei può nuotare. Non so se nel primo potevi nuotare e fare. Cioè. Avere sezioni magari prolungate sott'acqua. Qui mi sembra ci sia una. Proprio zone no veramente secret. Grosse. I won't unlock. A me lo sembrerebbe. Segreti, ok. Quindi esplorazioni ci saranno collezionabili da trovare, scoprire. Ma queste così credo faccia parte proprio della storia, perché animazione è così. No barrier, I won't cross. Scalate, deserti, montagne. A voglia. This mission is mine alone. Che bello. If I falter, if I fail. Bellissima questa è proprio uno scenario. Immagine bellissima. Delle stelle, delle meteore, stelle cadenti. Chiamiamole meteore, stelle cadenti mi sembra un po' troppo rosse. Horizon Forbidden West. Horizon 2. But whatever comes. Ok. Bello! Mammutto, elefante gigante. Bello, 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 bello. Questo potrebbe essere proprio il momento di svolta per Horizon, perché io l'ho sempre vista un po' come esclusiva un po' on behalf of the entire team at Guerrilla, we're happy to share the first look at Horizon Forbidden West. Ok, una prima occhiata a Horizon. We're continuing our story as she moves west to her far future America.
to Brave and Beautiful, a dangerous frontier, masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands ravaged by massive storms. And take on new, powerful machines as you return to the majestic world of Horizon. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. Va bene, siamo sintonizzati. Pensavo ci facessero vedere qualcos'altro. Ma a quanto pare no. Ok, tutti sviluppatori adesso. A lot to look forward to for the community. I think fans are going to be really pleased. Okay. As a game designer and storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create adesso. For the player. No matter where they are, ciò che può offrire ai sviluppatori e al consumatore, new experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters. More atmospheric, immersive più atmosfera, nei personaggi più dettagliati, wow, players, iconici. Unexpected. And I for one can't wait. You can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about testimonianze, carina questa cosa che hanno fatto. Ok, benvenuti nella PlayStation 5. Anzi, benvenuti alla PlayStation 5. Bene, hanno fatto. Stanno tenendo la conferenza. Siamo alla fine, ragazzi, ormai. Quindi la presentazione della console arriverà adesso. Però è stata anche qua. Hanno in pochissimi secondi, pochissimi istanti, ti hanno comunque trasmesso l'importanza della console, di ciò che hanno dato l'idea. Hanno fatto trasmesso l'idea anche degli sviluppatori che sono al lavoro su questa, con questa console. A sviluppare i loro giochi in pochissimo tempo, senza annoiarti, ti hanno dato comunque quel. Hanno trasmesso comunque un qualcosa anche a te, secondo me, perché comunque la loro passione mi è arrivata, ecco. Anche se per poco, però hanno tenuto un'ottima conferenza finora, ragazzi. Un'ottima presentazione, ecco. Nonostante la Sony non abbia fatto presentazioni o conferenze costantemente come Microsoft, però comunque ha imparato a tenersi su tempi stretti, essere breve, concisa e mostrare quello che la gente vuole, cosa che nelle E3 molto spesso non succedeva. Quindi pollice in su per adesso. Eccola, bianca e nera come il controller, ovviamente. Wow, allora boia, è molto strana, eh? Tra l'altro è sullo stand in verticale, io la tengo sempre sdraiata in orizzontale. Bianca così, onestamente la vedo poco su una scrivania, un tavolo vicino al televisore. Bianca così, cioè risalta un sacco. Ha una forma molto strana, poi, perché sembra più stretta, fa almeno l'esterno, poi il mezzo credo sia uguale. Ma no, perché anche in alto è più larga e poi si stringe come la scocca di Bianca. Ok, PlayStation 5, il controller bianco e nero. Ecco, una cosa che mi dà fastidio. La cosa che mi dà fastidio del controller è che i tasti direzionali e i tasti triangolo, cerchio, X e quadrato siano bianchi anch'essi, perché sono troppo uniformati con il resto. Non risaltano, dovrebbero risaltare i tasti, i bottoni. Secondo me, almeno, poi. Bene. Devo vedere un attimino. Ok, vedo. Non riesco a identificare queste porte. Mi sembra USB, HDMI. Non. Allora, sono due modelli. Allora, abbiamo PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition. Quindi. Quella a sinistra ha il lettore dei dischi fisici, quella a sinistra, quella a destra invece no. Vedo anche che ha una porta in meno, non so se vedo di quei due bottoni in basso, quella a sinistra ne ha due, quella a destra ne ha uno solo, mi sembra di vedere. Quindi quella a destra è solo per giochi digitali, che per carità qualcuno può anche andare bene, però costerà sicuramente di meno quella digital. Però ecco, io riesco ad avere anche la versione con la possibilità di leggere il disco. Controller wireless, stazione di ricarica. Questi probabilmente saranno accessori che saranno rilasciati al lancio, però vedremo se ci sarà un bundle con già tutto incluso. La stazione di ricarica può essere molto utile. Una camera in HD, che sarebbe importante sapere se
puoi anche utilizzarla su PC, magari non sarebbe una brutta cosa, ma credo di no. E l'headset per l'audio 3D e il media remoto, avete detto, si poteva risparmiare. Beh, con l'headset può essere interessante la webcam, ma vediamo quanto costerà poi. Ma un prezzo ce lo dite di questa roba, già che ci avete fatto vedere tutti sti gadget? We hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. Ok, spero vi sia piaciuta questa prima anteprima sul futuro. And you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5. Okay, avete visto giochi che possono essere possono girare al meglio su PlayStation 5. We believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. Hanno messo anni di sforzi. To enjoy the unique benefits of moving from one generation to the next. Per anche rendere più agevole il passaggio da una generazione all'altra. Tons more to share. Hanno molto altro da mostrare. To PlayStation 5. Benvenuti alla PlayStation 5. Bene. Mi dispiace non essere in live e poterne parlare con voi. È stata solo una cosa istantanea, diciamo. Guarda, qui c'è tutto il recampone. Magari una data di uscita finale ce la fate vedere? But whatever comes. Dai. Una data. Si sa che uscirà a dicembre probabilmente, però. Dai. Bellino! Veramente una bella conferenza, ragazzi. Sarebbe il massimo se ci sarà l'uscita. Però comunque, come vi ho detto, ha avuto ritmi serrati, hanno fatto vedere ciò che hanno parlato poco per il giusto per introdurli, per dare un po' la voce agli sviluppatori che c'era dietro per un attimo, però senza mai annoiare. Ottimo lavoro. A me è piaciuto tanto, hanno fatto vedere esclusive di rilievo, Spider-Man, Ape, Oddworld, Horizon, hanno fatto vedere Resident Evil, Demon, Gran Turismo anche, e tutti, e anche lavori minori, giochi indipendenti che però possono, Ratchet & Clank anche, giochi minori che però indipendenti e possono comunque dire la loro. Quindi bene. Play has no limits, nuovo motto della generazione dopo For the Players. Ma una data? No, No, è finita così. Vediamo, vado un attimino avanti, ma... No, è terminata. Ragazzi, allora, in chiusura... Non voglio dilungarmi troppo, ecco. Però è stata, come vi ho detto, vorrei sapere anche la vostra, ecco, su questa conferenza. Perché a me onestamente è piaciuta. Non so a voi. Perché non mi aspettavo comunque una cosa così concisa, rapida, che facciamo vedere giochi su giochi, dato che la Sony ha avuto molti problemi, ecco, in questi mesi nel comunicare, ecco, non mi aspettavo che facessero vedere, pensavo si dilungassero molto di più nel parlare e quant'altro, invece stavolta no, non è stato così. Giochi, console alla fine, esclusive, molto bene. Il prezzo, non dirlo il prezzo qui sarebbe stato un po', appunto, avrebbe un po' minato la presentazione, ecco, verrà annunciato, penso non dovremo aspettare molto prima dell'annuncio del prezzo, qualche settimana forse, ma arriverà molto presto secondo me, perché i preordini, siamo ragazzi a metà anno, tra un mesetto, massimo due, devono assolutamente dirlo, ma anche prima magari. Sono molto contento di questa presentazione, ragazzi. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, che quali erano anche le vostre aspettative al riguardo, se vi è piaciuta, se vi ha annoiato. A me onestamente no. Se magari vi aspettate di vedere qualche altro gioco,
Ecco, una cosa mi si vociferava molto di un possibile esordio di Crash su console da next gen, perché c'era molta vociferazione riguardo al merchandise suo. Sembrava, scusate, sembrava che la Sony stesse spingendo molto, ecco, con Crash. Però non hanno fatto vedere nulla, se ne parla molto però di un titolo nuovo di Crash. E credo arriverà, non subito, però magari a generazione più avanzata. Ragazzi, io direi di chiudere qua il video. Spero che vi sia piaciuto e che l'abbiate visto in compagnia mia e vi siete divertiti. Appunto, parliamone nei commenti. Fatemi sapere anche la vostra e confrontiamoci, perché è importante. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Bye bye.